Antonella Boralevi, cari amici, Antonella Boralevi è una magnifica creatura. Antonella Boralevi è una magnifica creatura. Antonella Boralevi è una giornalista ed è una scrittrice molto prolifica, molto prolifica. Ha scritto tanti libri. Il suo ultimo libro è intitolato Magnifica creatura. Magnifica creatura. Ed è la stessa Antonella Boralevi che lo presenta in un video, tutta felice e contenta, capito? Tutta felice e contenta, Antonella Boralevi presenta la sua ultima creazione, è un librone, è massiccio, proprio, lo presenta tutta felice e contenta, Antonella Boralevi. Presenta il suo libro, ve lo presenta, lo tiene in mano e ve lo presenta, così come io tengo in mano questo mio ultimo romanzo, vedete, Il marinaio delle Antille, che è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, capito? Dentro il Terzo Reich, qua si parla anche della notte dei lunghi coltelli, capito? Nel corso della notte dei lunghi coltelli, le SS di Himmler, di Heinrich Himmler, decapitarono i capi delle SA, squadre d'azione di Ernest Rom. Così Antonella Boralevi, come io Serafino Massoni, presento questo mio ultimo romanzo storico, così Antonella Boralevi in un bel video presenta il suo ultimo libro. È intitolato Magnifica creatura, è un titolo cattivante, molto cattivante, e un po' sono quei titoli cattivanti come quello di un grande, di un potente giornalista del Corriere della Sera, di cui continua a sfuggirmi il nome, un potente giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che scrisse un libro intitolato La mia anima sarà ovunque tu sia. Poi Aldo Cazzullo è quello che ha scritto un altro libro intitolato Metti via col cellulare. Metti via col cellulare. I cellulari sono questi qua, I cellulari sono questi qua, cioè gli smartphone. Metti via col cellulare, perché i cellulari danno tanto fastidio ai giornalisti, tanto fastidio danno. Metti via col cellulare. Aldo Cazzullo. Poi La mia anima sarà ovunque tu sia, e Antonella Boralevi ha intitolato il suo ultimo libro Magnifica creatura e lo presenta in un video. Io il video di Antonella Boralevi ve lo metto come link nel riassunto di questo video qua, così potete vedere la felicità di Antonella Boralevi che presenta il suo librone. I miei non sono libroni, i miei non sono libroni, perché io credo che la gente oggi non abbia il tempo di leggere i libroni. Il librone non è più l'Ottocento con i libroni tipo I promessi sposi, no. Beh, insomma, morale della favola, ma perché? Io, Serafino Massoni, e la bella e brava Antonella Boralevi siamo qua a presentare i libri, li presentiamo personalmente. Per esempio, una volta gli autori non li presentavano i loro libri, non li presentavano. I libri venivano venduti in libreria, indipendentemente dall'intervento degli autori. Semplice, perché oggi di libri ce ne sono troppi. Ne vengono pubblicati tanti in continuazione. Le case editrici sono sommerse da proposte editoriali, e tante case editrici poi non ce la fanno a resistere. Per esempio, questo libro di Antonella Boralevi è stato pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo. La Nave di Teseo ha detto: questo libro l'ha scritto Antonella Boralevi,
Antonella Bonalivi è una potente giornalista del quotidiano torinese La Stampa. Ma allora, quasi quasi, io case di Giscio, la nave di Teseo, lo pubblico perché la gente conosce Antonella Bonalivi e lo compra, forse lo compra il libro di Antonella Bonalivi, magnifica creatura. Sì, però c'è un fatto che Antonella Bonalivi però deve dare una mano, infatti sta dando una mano presentando, anche se è una potente giornalista del quotidiano torinese La Stampa, si presenta in un video, come dire, vedete che bella cosa che ho fatto, vedete? Dai su. Poi c'è scritto il video, c'è scritto prenota subito, prenota subito. Ma Antonella Bonalivi, tu continui a scrivere libri. Io sono sicuro che di ogni libro che tu scrivi non ne vendi più di qualche centinaio di copie, non lo vendi più di qualche centinaio di copie, capito? Perché oggi l'offerta è enorme, enorme l'offerta. C'è anche l'offerta di Serafino Massoni, per esempio, c'è anche l'offerta di Serafino Massoni. Serafino Massoni è questa persona qua, vedi, Serafino Massoni ha compiuto 82 anni, opera sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube Serafino Massoni ha circa 12 milioni di visualizzazioni. Beh, insomma, Antonella Bonalivi, devi dare una mano alla casa editrice, la nave di Teseo, ti devi dare da fare, ti devi rimboccare le maniche, devi rimboccare le maniche, non c'è niente da fare, l'offerta è eccessiva. Poi è bello il titolo, Magnifica Creatura, Magnifica Creatura, sì, è come alcuni titoli appunto di quel giornalista del Corriere della Sera che ho citato prima, Aldo Cazzullo. Di Aldo Cazzullo c'è un libro intitolato La mia anima sarà ovunque tu sia. E poi di Aldo Cazzullo c'è un altro libro intitolato Metti via quel cellulare. Così è bello il titolo della tua ultima opera, cara Antonella Bonalivi. Magnifica creatura, magnifica creatura. Invece i titoli delle mie opere sono ancora molto più semplici. Questo è Il marinaio dell'Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Uno si chiede, ma che c'entra il Terzo Reich con le Antille? Con le Antille? Beh, ma si fa presto a saperlo, si fa presto, si va in libreria e si compra questo romanzo storico. Circa le librerie, spiego che ci sono due tipi di librerie. Ci sono le librerie terrestri, che sono quelle costruite per terra, dove ci vai a piedi, e poi ci sono le librerie celesti, paradisiache, volgarmente chiamate librerie online, dove uno non ci deve andare a piedi e neanche in macchina, ci va stando a casa propria, con un clic va dentro con un clic sul computer va dentro la libreria paradisiaca celeste online e compra il libro, Antonella Bonalivi. Ah, quanto mi dispiace che i titoli delle mie opere non sono belli come i titoli delle tue. Magnifica creatura, Antonella Bonalivi, magnifica creatura. A te Antonella Bonalivi, alla nave di Teseo e a tutti voi che mi auscultate, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.